certo, come vedete, che sei una povera casa di pescatore. Che sei una povera casa di pescatore e a casa umile ma onesta. Non per dire, guardate, gente onesta, ci sta mio marito. Mio marito è un lavoratore. Un lavoratore e fa sta vita sbattuta mia tua madre. Cioè, sì, perché mia tua madre la vita è pericolosa. Mia tua madre ci stanno l'onde che vanno e che vengono. Uno che sta là, che ha dato una mia tua madre, allora noi che stiamo a casa, che aspettiamo mio marito, noi che torna una mia tua madre. Stiamo sempre preoccupati. E diciamo, tornerà? Non tornerà. E sì, basta un lampo, un tuono. Allora noi diciamo che qualcosa è successo, pure perché si sentono tante cose. L'altra volta per televisione, e la barca torna sola, E uno sa questi fatti, dice, vorrei che la barca è mio marito. E si è sempre Annunciazione! Tu, Maria, fai figlio di Salvatore. Gabriele ti ha dato la buona notizia. Annunciazione! A parte il fatto che io non sono Maria, guarda. Gabriele, tu sei scemo! E che buo? Sono il Cherubino, mi ha mandato Gabriele, devo creare l'atmosfera celestiale. Cherubino? Devo creare l'atmosfera celestiale. No, Cherubi, tu te ne hai. Casi viene mio marito, Igori, chi sei o Cherubi? E io mi scia. Stavo raccontando i fatti mio marito, no? Cioè, allora, scelta a casa umile ma onesta, no? Allora, se non ti preoccupare, trovo un altro lavoro. E è andato in un posto, dice, ho bisogno di lavorare. Chissà, guardate, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora mio marito, che tiene una certa età, no? Hai guardato, io tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori dal lavorativo. Sì, perché tengo uno 18 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni, e mi dispiace, non posso fare niente, e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare. Signora, e allora, signor, io me ne lavo le mani. Va bene. Allora, per correttezza, io me ne lavo le mani. Sì, signor. Per precisione, io me ne lavo le mani. Io faccio pure la doccia, mi dai, per me quando me ne importa. Ma mo state esagerando, mo. Ho fatto mio marito. Allora disse, non si arrende, e chiudo in un altro posto, che ho bisogno di lavorare. E chi sei, guardate, tenimmo il lavoro, ma si tratta di lavoro nero, per vostra moglie. Allora, cioè, mo, non per dire, no? Isse a me mi vanno bene i pazzi. Mi vanno bene i pazzi, non mi fa spostare nemmeno una seggia a qua, a là. Allora hai detto no, hai detto sia di lavorare a mia moglie, preferisco tenere a casa umile ma onesto. Allora hai detto niente da fare, però non si è arreso, è andato in un altro posto e chi sei tu, adatto, tenere il lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora si è rimasto un po' a questo punto qua, hai detto scusate, ma è possibile che a Napoli sul lavoro non se ne trova? C'è sempre un'altra parola vicina, adesso. E non è un'esagerazione. Proprio indietro a me devi venire a suonare tu. Sto creando l'atmosfera celestiale, sto creando. E non la può creare tu alla. Allora ti sei, tu non ti preoccupare. Annunciazione! Tu, Marie, fai figli di Salvatore. No, aspetta. Scemo proprio. Cioè, a casa è umile ma onesto. Ho fatto il mio marito. Allora disse, non si arrende. È andato in un altro posto e chi sei tu? Guardate, noi abbiamo una cosa che fa per voi, proprio per lavorare. Dice, veramente abbiamo un lavoretto. Allora mio marito ha detto, va bene. Ha detto, sì, si tratta di lavorare di meno, tanto di guadagnati. Allora chi sei tu? No, forse non ci siamo capiti. Ho detto che tengo per voi un lavoretto. Mio marito ha detto lavoretto, scusate, ho detto stessa parola, lavoretto, se lavori meno. Allora chi sei tu? No, non ci siamo capiti. Tengo per voi un lavoretto, non guardate a me, guardate a mano, un lavoretto.
vanno subito. Cioè, come mio marito ha afferrato questa cosa sulla mano, ha detto no. Allora direte voi, direte, ma si facessero tutto quanto così, a Napoli non faticassero nessuno? E invece io vi rispondo, sì, non faticassero nessuno. Eppure perché si fa... Signor, io me ne lavo, no, io me ne lavo le mani, perché qua il paese è piccolo, la gente parla, pilato di qua, pilato di là, poi quando è il momento mi mandate a chiamare, vengo con spada e bastone. No, porti pure coppa e denari. E io me ne lavo le mani. Tanto che devo andare in una cantina. Permesso, signora! Nel libro del destino! No, scusate, certo, circa il libro non ce ne serve. E che se una povera casa di pescatore, enciclopedia, cose non ci serve niente. Signora, ma io sono un re! Un re? Sono venuto dal lontano oriente per portarvi in dono l'oro. No. Sono venuto dal lontano oriente per portarvi in dono... L'incenso. No. Sono venuto dal lontano oriente per portarvi in dono... La mirra. La mirra! Io sapevo. Come si può fare? Chi le tre sue rimaggi? Con quale mi capita a me chi le cammi? No, capo che resta mirra. Non ho mai capito che resta mirra. La mirra è un'erba medica che si dà agli ammalati. Mamma mia, guarda. Ai moribondi. Che piacere, mettilo. Noi già siamo così bello combinati, cazzo. E cioè, noi già siamo così. Hai visto la stella? Che bella, che bella. Cioè, lo disse il profeta. Che era cometa. Maggio, mi piacere. Ma se sto parlando! Hai visto la stella? Che bella, che bella! Non l'abbiamo vista la stella. C'è troppo un fastidio, Satrano. Cazzo, come le monesto. Che senza atmosfera celestiale stasera? Gabriele, non ci sta! Non ci sta. Ma è venuto? Ma perché mi avrà dell'appuntamento proprio? Ha lasciato detto qualche cosa? Non ha lasciato, tu sai come fa bene, qua ci batti i piedi per te. Cioè, sono la trombetta e se ne va. Allora hai ci. Madonna! Sei. Non ha lasciato detto niente. Oh, Annunciazione! Aspetta! Oh, Mari! Annunciazione! Avimmi sbagliato casa! Come avete sbagliato casa? Io vi sto dicendo altre cose. Cioè, scusate un momento, telefono. Pronto? Sì, signore. Sì, sono venuti tutti quanti, signor. Sì, tu... No, non mancava nessuno, signor. Sì, tutti... troppo un fastidio, signore. No, non lo dico per voi rinfacciare, figurate. Hanno sbagliato tutto. Lo so... Sì. E c'è scemo, Gabriele, signore, guardate. Sì, no, io lo dico per voi, signore. Vi ha da mettere in mano a certa gente, che chi lo non ci vede. Lo so, signore. È scemo, proprio. Signor, va benissimo, signor. Signor, mio marito fu pescatore. Ho capito. Va bene, signor, va bene. Lo so, hanno sbagliato. E che volete fare, signor? Ma vedete che si aggiusta tutto, signor. Si aggiusta, lo so. Lo so, avevate organizzato tutto per il 24 e mo' invece... Ho capito, signor. Lo so. E che volete fare, signor, quando chi lascia... Sì, signor. Sì, è chi le garate più fastidica. Va bene, qua sbatti chi li piede per... Ho capito, è necessario che sbatti i piedi per la cosa più importante. Ho capito. Va bene, signor, non vi preoccupate. Signor, mio marito fu... Ho capito. Lo so, mo' state un po' calte. No, non facite così, mo' signor, state qua. No, non facite così. No. Se sempre sia lodato, signore. E che sono queste cose in bocca a voi, per piacere? Ma non sta bene che... lo so, signore, sì,
Mio marito, ho capito, signor. Ho capito. Per i pesci ho capito, signor. Va bene, signor, arrivederci. Buone cose, signor, arrivederci. Mamma mia, come si va arraggiato, chissà. D'altronde aveva ragione. Pure io quando aspettavo il primo figlio, si va.